Tra le malattie da non dimenticare, il morbillo, che era una malattia presente costantemente nel territorio, che da noi provocava come complicanze delle polmoniti, in alcuni casi diventavano poi anche mortali. Vorrei ricordare che il morbillo ha provocato un tasso di mortalità elevatissimo nei paesi del Centro America, quando arrivarono gli spagnoli, perché quella zona era indenne da morbillo, quindi creò molti più morti il morbillo che non le armate militari spagnole. Quindi una malattia severa, allora c'erano le varicelle, tutte le malattie contagiose esantematiche dei bambini che oggi hanno una scarsa rilevanza perché con l'uso delle vaccinazioni per la verità ha prodotto da solo un miglioramento della presenza delle patologie. Malattie ancora ben presenti nel periodo, la brucellosi, la cosiddetta febbre maltese, che dava delle problematiche importanti, rare volte si arrivava a portare a morte i pazienti, però delle malattie che cronicizzavano e soprattutto molto contagiose per il tipo di alimentazione che si faceva, non si pastorizzava il latte, quindi quando poi gli animali, le mucche in modo particolare, gli ovocaprini in particolare, quindi diventavano malattie molto contagiose e ricorrente nel territorio. Altre malattie da poter ricordare, il vaiolo. Il vaiolo che poi ora è scomparso, gli ultimi casi di vaiolo si sono stati nell'altopiano dell'Etiopia nel 76. Antivaiolo oggi non è più fatta perché proprio la malattia non esiste, ma allora provocava anche un tasso di mortalità molto elevato. Quindi queste erano le malattie presenti nel tempo, solo che vorrei che si facesse un attimino un passo indietro dal punto di vista storico. Oggi le condizioni igienico-alimentari sono decisamente cambiate, oggi abbiamo tutti il riscaldamento nelle case, l'alimentazione è abbastanza sana e ricca, a volte addirittura si parla di obesità, quindi cercare di ridurre anche il tasso di calorie da immettere. Allora vorrei ricordare che ci si riscaldava con il carbone, quindi chi aveva magari il camino era già stava nei centri sociali alti, ma allora c'era la famosa conca o lo scaldino, il cosiddetto scaffamano, per cui voglio dire, non soltanto quindi se ci si intossicava magari delle inalazioni di queste sostanze, però per fortuna c'erano anche che le case non erano ermeticamente chiuse come oggi, per cui diciamo, l'ossido di carbonio veniva liberato, ma sicuramente le case erano molto umide, molto fredde, la scarsa alimentazione portava quindi non soltanto a potersi, l'umidità e la scarsa alimentazione, potersi beccare delle malattie contagiose, ma soprattutto avere un decorso molto più cruento rispetto a quello che può avvenire ora. Questo credo che sia un dato da riportare mentalmente al passato. Oggi la spagnola si è fatto tanto parlare delle ultime infezioni, noi la spagnola, lo stesso virus, l'abbiamo avuto dagli anni 50 ad oggi almeno 3 volte. Passato assolutamente inosservato, direi per fortuna perché le campagne stampa giornalistiche a volte non a caso fomentate magari da alcune case che possono avere interessi economici di non poco conto, chiaramente allora si enfatizza la cosa, ma noi la spagnola, che è lo stesso virus, l'H1N1, l'abbiamo avuto almeno 4 volte. E quando oggi, ma questo mi voglio soffermare perché sarà motivo anche di discussione se volete, quando oggi ci dicono a noi vecchietti di vaccinarci per questi virus, è assolutamente sciocco perché abbiamo già una vaccinazione naturale che è avvenuta in questi anni in cui ci sono state queste forme virali già presenti nel territorio.